No, 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 assolutamente, questo è troppo bello, troppo bello, non si può assolutamente perdere tempo con l'anteprima, no, 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 assolutamente. Va bene, dai, vi do un'indicazioncina. Io ho incuriosito? Bene. Guardate, è inutile perdere tempo con le solite frasi, e le solite premesse, perché questo è un software che vi devo assolutamente far vedere, non, non devo perdere tempo. Vi riporto sul sito della Sordum, che ho già utilizzato per diversi software, che vi ho fatto vedere che immagino utilizzerete perché erano non comodi di più, solo che io pensavo di aver visto quello che a primo impatto era. ritenevo i più interessanti, ok? Sono andato per scrupolo, mi è capitato sotto mano quest'altro software della Sordum, l'ho guardato, lì per lì ho detto sì, ma, ma che cosa serve? Poi per scrupolo ragazzi, per scrupolo, l'ho provato, è pazzesco, pazzesco, semplice, funzionale, importantissimo a prima vista, vi fa riconoscere delle cose a livello organizzativo. Vedrete ragazzi, vedrete, secondo me è veramente incredibile. Guardate, incredibile. Oltretutto, pensate che non va installato. Quindi adesso andiamo a vedere come si scarica, ma è un portable, quindi non lo dovete assolutamente installare in più. Non occupa nessuna risorsa. Questo voi lo attivate per fare il cambiamento. Adesso vedrete che cosa intendo, dopodiché lo chiudete e finisce. Non occupa memoria, non occupa eh, hard disk, non ho niente, ragazzi, niente. Va a fare una modifica che vedrete di che comodità a livello di utilizzo. Va, va forte, 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 l'ho sempre cercato una cosa del genere, ma non l'avevo presa in considerazione. Basta, non perdo altro tempo, andiamo a vedere come si scarica. Quindi Passiamo a schermo come al solito e andiamo su Google. Come al solito dovete digitare il nome del programma, in questo caso è Folder Painter. Io l'ho già selezionato. Appena fate invio, vi porta sulla prima voce, che è appunto Folder Painter versione 1.3 della Sordum, come vi ho detto adesso. Cliccate e entrate belli belli nel sito della Sordum dove siamo già stati altre volte. Eccolo qua, Ford del PainterVenzione 1.3. Come al solito, noi comodi ci clicchiamo su italiano, così abbiamo automaticamente la traduzione della pagina. Cosa va a fare questo, questo software? Vi va a cambiare l'icona di tutte le directory che voi volete contenute nel computer. Attenzione, ve lo dico subito. Detta così, quando ho letto la descrizione, anch'io, e immagino lo direte voi, e eh, tutta sta presentazione per quello che... Ragazzi, non avete idea quante ne ho provate, perché avere un'icona della directory dove noi mettiamo tutti i file, c'è gente, io ho visto dei desktop che ci hanno portato... Cose fuori dalla grazia di Dio, cioè eh, pieni, 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 pieni di direttori gialle. Che io dico, come fanno a raccapezzarsi là sopra? Una cosa assurda, come fanno a raccapezzarsi queste persone? Con questo software, adesso voi andate a, cam a cambiare le icone, ma vi faccio scaricare. Già ci sono quattro pacchetti da 10 icone l'una, quindi ci sono la bellezza già di 40 icone che potete modificare. Vi faccio scaricare direttamente sempre lì dal sito. Un altro pacchetto che contiene la bellezza di 21 pacchetti da 10 icone l'una, quindi 210 icone in più. E vi do anche un bonus da leccarsi i baffi. Torniamo di qua adesso che vi ho fatto la giusta presentazione. Vi faccio vedere, così almeno spero di avervi incuriosito un po'. Non chiudete perché vedrete se non vi è utile e se non è comodo il sito. Lo siete tradotto in italiano? Fate uno scroll, quindi andate giù mano a mano, vi dà un'anteprima di quello che sarà il software. Vi fa vedere alcune, vi dà alcune indicazioni. Quindi leggetelo come dico sempre perché vi fa già capire un attimino come funziona. Ma tanto adesso ve lo dico io, ok? Adesso voi andrete a scaricare questo software e questa icona. Vedete, ragazzi, guardate solo questa, solo la prima per capirci, ragazzi, per essere più precisi questa qui ok solo questa ragazzi solo questa qui ok la seconda icona invece vi rimanda su quei soliti siti fake dove vi dovete registrare non si sa che cosa si scarica quindi ho fatto anche la prova quindi una volta che avete scaricato questa icona scendete vedete qui c'è un video molto comodo però devo dire tralascia alcune parti, non le specifica, è in inglese. Diciamo che tanto anche lì potete mettere la traduzione, però non è molto molto chiaro, devo dire. Ci sono alcuni punti dove ci ho dovuto un attimino rigiocare perché non erano chiari, quindi Comunque ve li spiego. Scendete ancora di più e come avete già fatto per altri software che vi ho segnalato, cliccate su Download. Sia per questo download, sia per il primo pacchetto, che è questo che vi ho detto prima, vi appare la consueta finestrella in basso a sinistra dove andremo a scaricare tutte e due i zip, quindi o oh, che, che poi dovremo scompattare, sia delle icone, sia del software. Fatto questo voi avreste finito, ma vi ho detto che vi do un bonus. Cosa dovete fare ragazzi? Guardate, adesso mi vado a spostare qua. Vi lascio comunque in descrizione il, il link per accedere a questo sito. Questo sito si chiama Flaticon, ok? Che cosa fa? Ci sono un qualcosa di spropositato a livello di icone per quanto riguarda tutti i, i, i grafici, le immagini possibili per le icone. Un'idea veloce, veloce. Guardate ragazzi, se io scrivo folder e poi in questo caso è quello che ci interessa, giusto? Guardate, vedete bene? Vedete ho scritto folder, ok? Mi sposto e vado a fare la mia classica ricerca, ok? Riallarghiamo, tanto qui lo vedete bene, accettiamo in modo che ci leva questo fastidioso banner e vedete dice Alessandro, tutto qua, queste oh, mamma mia le pubblicità. Tutte qua sono le gone, guardate ragazzi, io scendo perché c'era una pubblicità. Queste sono altre gone. Queste sono altre icone, vado a fare next page. Si apre un'altra solita pubblicità che chiudiamo, queste sono altre icone, queste sono altre icone, queste sono altre icone. Per la bellezza della seconda pagina, ve lo faccio vedere. Siamo a due di 1284 pagine di icone, solo di folder, <ride> ragazzi! Cioè, ma avete capito di che cosa stiamo parlando? Quindi, una volta fatto questo, voi ragazzi avrete a disposizione il software le icone che vi ho fatto scaricare direttamente dalla sordum e questo sito che praticamente non ha fine adesso vi ho fatto vedere solo folder ma avete capito che tipi di ricerche potete andare a fare tutte le icone, tutti i disegni tutte le immagini che potranno tornarvi utili in altre mille occasioni dentro questo sito simpaticissimo e gratuito totalmente free voi le potete scaricare immediatamente vi piace la premessa? Aspettate, questo è niente. Andiamo a vedere come funziona il programma. Avendo seguito tutti i passaggi, vi troverete dentro la solita Directory Download. Andiamo a fare uno zoomino, eccolo qua. Io in questo momento i due file compressi l'ho già messi dentro una directory comune, no? L'ho chiamata con tantissima fantasia. Folder painter. Se clicchiamo due volte, ecco i due file compressi. Appunto, folder painter e icons, ok? Qui, tasto destro, estrai qui per folder painter che si crea la sua directory, e icons consueto tasto destro, estrai qui e si crea la sua directory icons. Per il momento la directory icon lasciamola perdere. Entriamo invece dentro Folder Painter, andiamo a zoomare. Qui troverete una cartella con già icon. Dice ma come c'è anche fuori? Adesso vi faccio vedere a che serve e perché c'è se ci clicchiamo, voi troverete pack01, pack02 e pack03, ok? Importantissimi. Torniamo indietro e due file eseguibili, Folder Painter per sistema a 32 bit, Folder Painter per 64, eccolo qui, per sistema a 64 bit. Ok? Allora, leviamo lo zoom e andiamo a far partire Folder Painter. Eccolo qua. Bello, bello, pulito, pulito. Allora, ragazzi, una cosa importante. Vedete, questa ve la dico per primo perché è fondamentale. Vedete che qui ci sono tutte le icone che poi andremo a modificare come immagine per le nostre directory. Questo, per esempio, sarà il primo pacchetto, anche se non c'è scritto, ma è quello proprio sequenziale. Quindi il primo sarà il primo, il secondo sarà il secondo. Dice eh, grazie. Cioè, beh, beh, non è così intuitivo come può sembrare, ragazzi. Poi vedrete. Quindi... Vedete che c'è il flag su pack 01? Tant'è vero che qui guardate, questo è importante, ve lo faccio vedere, vedete questo rettangolo? Tenetelo sempre d'occhio. Questo, ragazzi, importantissimo, tenetelo sempre d'occhio, cioè fate in modo che ci sia sempre se il flag sta su icona 01 qua ci deve essere icon pack 01 e il flag lo stesso se io scendo ci saranno le icone quelle seguenti se io vado a cliccare qua vedete che qui mi, mi, mi scrive icon pack 02 lo vedete? ma il flag sta sul primo, è la prima che è selezionata quindi ricordatevelo, fondamentale se no diventate matti come ci sono diventato io ogni volta che volete creare una selezione quindi modificare una directory con un nuovo pacchetto dovete fare in modo di Tornare su, levare il flag dal pacchetto che non vi interessa, quindi non ci deve essere flag su nessun altro pacchetto. Lo vedete? Nessun pacchetto ha il flag, ok? Questa è semplice come pacchetto, questa è già più carino, molto simpatico. Ma io per esempio voglio andare sul pacchetto numero 3, perché qui cominciamo ad avere delle icone che sono più interessanti, più carine, ok? Quindi, io che cosa devo fare? Vedete che io qui ancora ho pack 01. Bene? Io vado a mettere innanzitutto il flag qua, wow, ok, e questo mi cambia in Icon Pack 03. Ok, io adesso sto agendo su questo pacchetto, quindi tutte le modifiche che andrò a fare come riferimento, riferimento avranno il pacchetto 03. Questo è importante, ragazzi: se no vi dite, Ma com'è che non succede nulla? È, è banale, ma vi assicuro che se non ve lo dicevo, vi, vi perdete un attimo. Questa è l'unica cosa che diciamo va fatta un minimo di attenzione. Ok, questo prendetelo come principio primo flag sul pacchetto che vi interessa e verifica che sia selezionato il pacchetto che appunto state utilizzando, ok? A questo punto che cosa vado a fare? Semplicemente vado a cliccare su installa. Cioè, ma come mi hai detto Alessandro che il pacchetto non andava installato? Perché non lo state installando. Semplicemente in questo caso installa e disinstalla, è un bottone che fa capire a Folder Painter che voi state eseguendo una modifica, ma non state installando nessun software. Ok? Quindi io in questo punto vado a fare installa, ok? Tacchete. Sentite il suono? Me l'ha installato. Mi sposto su una directory qualsiasi che è gialla come al solito. Prutta. Clicco con il tasto destro e mi appare, vedete, cambia l'icona della cartella. Se io mi sposto... Vedete che ho le icone, aspettate che mi levo così lo vedete meglio, vedete che ho l'icone del pacchetto 03 ragazzi? Eccole qua, sono le icone del pacchetto 03. Io a questo punto prendo una qualsiasi icona, prendiamo questa bella chiara che sembra un pacchetto regalo, clicco col sinistro su icona 07, fatemi tornare, e guardate che è successo qua, è cambiata la directory. Ma quanto è carino! Voi immaginate, ecco eh, adesso voglio cambiare che ne so questa, Attenzione, vi faccio vedere un passaggio. Voi adesso volete cambiare, per esempio, ma non volete lo stesso pacchetto, giusto? Quindi attenzione, ritornate qua, levate il flag, ragazzi, mi raccomando, altrimenti vi rimane poi la selezione sul pacchetto 03. Quindi, levate il flag, andate per esempio su icona sul pacchetto 02, mettete il flag sul pacchetto 02. Verificate che ci sia appunto scritto pack 02 e rifate installa, ok? Bim, bim. E ho fatto installa sul pacchetto 02. Mi sposto su quest'altra directory, clicco con il destro, vado su cambia l'icona della cartella e come vedete ho adesso le icone del pacchetto 02. Altrimenti non cambia, quindi mi raccomando sto battendo tanto perché sembra una cosa scontata. E non è, ragazzi, vi assicuro perché lì vi perdete. Abbiate sempre chiaro: flag e verificare che sia il pacchetto selezionato. Fondamentale per qualsiasi operazione andate a fare. E dovete sempre ricliccare: installa per rendere operativo il cambiamento. Ok? Quindi a questo punto prendo una bella icona numero 6, che è quella tutta rossa, e mi va a cambiare questa. Ok? Eccola qui che è cambiata. Semplicemente, che cosa faccio io adesso? Perché vi ho detto che è bellissimo questo programma? Perché io adesso vado a fare, per esempio, disinstalla. Ho finito, non voglio cambiare altri directory, ok? Disinstalla. Sentito il suono? Se io adesso torno qua e vado a cliccare con il destro, il menu non c'è più. Folder Painter non esiste più, è sparito, l'ho chiuso, l'ho abbandonato. Risorse, RAM, hard disk, qualsiasi cosa ci volete mettere del computer, non sa nemmeno che esiste. Punto. Io ho fatto i miei cambiamenti nel momento in cui dovessi andare a fare un'altra modifica perché queste icone non mi piacciono. Voglio cambiarne altre. Semplicemente io, per esempio, avrò chiuso il programma, createvi il famoso collegamento sul desktop come vi ho insegnato fate ripartire Folder Painter, rifate i passaggi che vi ho fatto vedere, fate installa e andate a modificare. Addirittura, se io adesso qua rifaccio installa, guardate ragazzi, faccio installa, ok? Eccolo qua, ho fatto installa non l'aveva preso il click. Torno qui, clicco con il destro, come vedete mi è riapparso il menu di Folder Painter, posso ritornare a un'icona standard, clicco, e questa mi torna pulita, pulita come prima. Non ho modificato nulla, non ho cambiato nulla, non ho creato nessun problema. È di una semplicità, ma di una comodità. Ma avete capito che non occupa nulla. Io il programma, nel momento in cui lo vado a chiudere, l'ho chiuso, ragazzi. L'ho chiuso. Questa è la funzionalità principale. Vi ho dato l'anteprima. Andiamo a vedere le altre. Allora, in teoria voi state già giocando con qualcosa come 30 o 40 icone che potete sostituire, e voglio dire, non sono poche. Ma allora, che cosa l'abbiamo scaricato a fare quel bel pacchettone con 21 pacchetti all'interno, quindi 210 icone? Andiamo a vedere, giusto? Allora, questo anche ve lo voglio far vedere perché anche questo è un pelino. Lo starello da capire, anche tramite il video che c'è sul sito della Sordum, non, non è chiaro, lì ci ho dovuto un po' giocare per capirlo, però una volta che ve lo spiego vedrete che per voi sarà cosa di un attimo, le prove eh, le ho fatte io, il tempo ce l'ho perso io, ben per voi, no? Giusto? Quindi andiamo dentro... La Directory, allora facciamo folder painter e dove ho raggruppato tutte, tutti i file che avevamo scaricato. A questo punto entriamo dentro Icon. Vedete, ragazzi, dentro quella che abbiamo scompattato, che abbiamo scaricato appunto delle 21 pacchetti, parte da pack 01 e arriva a pack 21. Ah, attenzione, ragazzi! Quando scaricherete altre icone, per esempio, dal sito che vi ho fatto vedere da Flaticon, ricordatevi sempre che se dovete creare. A mettere altre icone che poi utilizzerete di creare delle directory identiche a quelle cioè credete avete per esempio adesso pack 21 ok voi create pack 22 e metteteci 10 icone ne avete altre 3 create pack 23 ci mettete quelle 3 fino a un massimo 10 quindi semplicemente dovete andare a creare altri directory. Di conseguenza sequenziali, quindi si ferma quello a PAC 21, farete PAC 22, PAC 23, PAC 24 e ogni pack massimo 10 icone. Ok? Questo è importante. Una volta che l'avrete creato, ce l'avrete tutte lì all'interno, come vi ho fatto vedere adesso. E adesso vi faccio vedere come importarle dentro il folder Painter. Ok? Allora torniamo a, a, a schermo. Eccoci qua. Allora considerate che questi 21 pacchetti, per esempio se voi guardate qui alla fine, vedete questo è il pack 21, alla fine c'è scritto pictures, se io vado a cliccarci due volte mi si apre un'anteprima, dice ma non si vede nulla, giustamente, leviamo lo zoom, clicco per esempio due volte sul primo e mi, e mi parte un'anteprima che qui vedete molto meglio delle icone che ci sono all'interno, per esempio a me sono piaciute molto le icone, quelle che, che stanno se non sbaglio nel pack 16, andiamolo a vedere. Sì, esattamente, che sono tutte le icone Office. Comode, eh? Quanta gente ha, quanti, quanti di voi hanno le icone di Word, di Excel? Tutti i lavori, tutti sul desktop. Guardate che belle le icone di questa directory. Immaginate dentro una directory che a colpo d'occhio, ta! Tutti i file di Word. Ma quanto può essere comodo, quindi mi sono piaciute queste qua, che era la 16. Poi c'era la 19. Questa è proprio bellina. Guardate, ragazzi, guardate il file tipo eh, radiazioni che non ci si devono avvicinare. Il file per i lavori, questo qua, per esempio, la directory, la directory perché c'è sopra il simbolo del video, la directory con i cd. Ma, ma c'è, ma ma ma, guardate. Poi facendo lo, lo, lo scroll, guardate queste quanto sono belle, vedete, poi qua sopra. Vedete, questo è il pack 21, c'è scritto qua praticamente. Io posso tornare indietro e praticamente visionarle tutte. Guardate questa quanto è bella, ragazzi. Ma guardate quanto sono belle, guardate. Poi ci sono quelle semplici, logicamente, ma guardate. Cioè, ma avete l'imbarazzo della scelta. Allora, andiamo a poi ve le guardate con calma, giustamente. Allora, attenzione a una cosa, ragazzi. Attenzione a una cosa fondamentale. Ripassi mettiamoci qua, ok? Se io voglio aggiungere delle icone... Sul, sul programma sul folder painter che cosa devo andare a fare vedete questo primo tasto Aggiungi nuovo menu quando io lo andrò a cliccare lui ogni volta andrà sequenzialmente a aggiungermi i pack che trova di conseguenza dentro la directory del programma noi abbiamo visto che arriva da pack 01 a pack 03 ok? basta Considerate che questo bottone massimo aggiunge pack fino a un limite di 15, quindi voi contemporaneamente non potete avere, utilizzare più di 15 pack visualizzati direttamente qua a sinistra, ok ragazzi? Quindi voi sì potete aggiungere un nuovo menu, ma massimo fino a 15 pack, compresi i tre che sono all'interno, quindi ne potete aggiungere 12, a meno che non rinominate, adesso vi faccio vedere i primi tre pack e ne aggiungete degli altri. Qui è la cosa al quale dovete stare attenti. Quindi, come facciamo noi a fargli capire a, a folder painter che ho aggiunto altri pacchi? Innanzitutto ce li devo portare nel programma, giusto? Come facciamo? Guardate, ragazzi, leviamo lo zoom, fate finta che eh, a noi interessava. Spostiamoci di qua che è comodo così lo vedete bene. A noi interessava il pack 16 e ci clicchiamo. Tengo premuto CTRL in modo che seleziono più file contemporaneamente. Abbiamo detto che ci piaceva, per esempio, il pack 19 e il pack 20, no, 21 era il pack 21, mi pare che era. Se non sbaglio. Vabbè, prendiamo questo qua. Ok? Ho preso, vedete, selezionato il 16, il 19 e il 21. Mi interessano questi tre pack che per il momento voglio aggiungere. Che cosa vado a fare io? Faccio clic con il tasto destro, quindi vado a fare copia, Ok? ritorno qui, torno indietro e vado dentro la directory di folder painter. Ok? Vedete che c'è la stessa directory icon, ecco perché ci serviva. Ci clicco dentro e troviamo già i tre pacchetti, ok? A questo punto andiamo a fare tasto destro incolla. Giustamente lui mi incolla pack 16, pack 19, pack 21. Attenzione ragazzi, qua assolutamente dobbiamo stare attenti dobbiamo rinominarli con la sequenza quindi pack 04 avete da pack da 01 a 03 sono già presenti dovrete fare pack 04, pac 05, pack 06 se no che cosa va a fare folder painter quando cliccherete su aggiungi menu come vi ho fatto vedere lui fino ad arrivare a 16 e non ci arriverà perché massimo ne tiene 15 contemporaneamente ma creerà dei pacchetti vuoti cioè farà Pac 04 con tutte icone bianche, pack 05 con tutte icone bianche, pack 06 con tutte icone bianche, fino ad arrivare al pack che voi avete numerato, cosa che capite è impensabile. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Ritorniamo qua. Semplicemente facciamo un clic, aspettiamo un attimo e riclicchiamo. È come fare rinomina. Invece di pack 016 noi lo chiameremo pack 04. ok? Pac 19, stesso discorso, clicco. Aspetto un attimo e riclicco e vado a rinominarlo con pack 05, ok? Qui ritorno, clicco e aspetto un attimo e riclicco e faccio pack 06. A questo punto noi avremo una sequenza, come vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ragazzi è più facile farlo che dirlo. Da, dal video sareste diventati matti come sono diventato io ma seguite quello che vi sto dicendo io in 3 secondi avete tutte le icone che volete ok? quindi leviamo lo zoom e passiamo invece di qua ok? a questo punto noi abbiamo leviamo innanzitutto il flag così abbiamo sia il pack 3 sia il pack allora pack 1 deselezionato pack 2 deselezionato e pack 3 deselezionato non abbiamo selezionato nulla a questo punto io voglio fare aggiungi nuovo menu guardate che succede ragazzi Vedete? Guardate un po' che è successo. Era il pack 16, vedete che mi ha messo quelle di... di io ho, ho cliccato su aggiungi nuovo menu e mi ha aggiunto quelle icone, quindi il pack 04. Vedete ragazzi che era quello che avevo nominato? Altrimenti se non l'avessi fatto lui mi avrebbe aggiunto qua tutte delle icone bianche, cioè vuoto. Facendo quello che abbiamo fatto lui ha riconosciuto il pack 04 e mi ha messo quelle di Word che ci piacevano. Faccio ancora aggiungi nuovo menu. Guardate che mi ha messo, era il pack 16, che adesso lui mi chiama, vedete, pack 05. Faccio ancora aggiungi menù perché so che non messi 3, e mi aggiunge l'ultima icone, che erano quelle arancioni che vi ho fatto vedere, tanto carine, che lui mi appunto chiama pack 06, che io ho rinominato. Ragazzi, con questo espediente, e come vi ho detto prima, andandovi a prendere anche dal sito Flaticon altre icone, e creando all'interno dei pack... 22, 23, pack 24, pack 25 avete uno sproposito inimmaginabile di icone che col procedimento che vi ho fatto appena vedere voi semplicemente potete aggiungere ok? e noi vi faccio vedere come fare perché attenzione ragazzi vedete mano a mano con gli aggiunti lui mi ha messo guardate il flag, il flag su tutte vedete quelle che ho aggiunto quindi questa è una cosa che voi non ve lo scordate andate a deselezionare tutti i pacchetti e selezionate e poi installate solo quello che vi serve. Ok ragazzi? Vedete che io quando vado a mettere il flag, questo qua si illumina, vedete se io lo levo, non avendo nessuna selezione, installa, non è cliccabile. Ok? Quindi io vado per esempio, voglio utilizzare questa icone semplicemente fa, metto il flag, farò installa e farò il procedimento che vi ho fatto vedere prima. Così abbiamo aggiunto... Tutte le icone che possiamo togliere, perché io a questo punto, guardate ragazzi, non mi piace, per esempio, leviamo tutti i flag così non ci sbagliamo. Non mi piace questo pacchetto, giusto? Non lo voglio. Lo seleziono, ok? Rimuovi il menu selezionato, lo vedete? Guardate. Io l'ho levato. Che cosa succede? Che dalla. ricordatevi sempre che il menu massimo 15 pacchetti. Magari quelle icone non mi piacciono, magari ne avevo già 15, che faccio? Lo elimino qua dalla visualizzazione, rientro nella directory, lo cancello, so che per esempio era il pack 06 e ci aggiungo, fate finta che era l'ultima, era il 15, lo elimino, vado a prendere un altro pacchetto, lo importo e lo rinomino pack 015. Quindi ho sostituito un pacchetto. Ok? Quindi potete fare tutte le modifiche che volete con tutti i pacchetti, sempre a un massimo di 15 pacchetti selezionabili qua all'interno di Folder Painter. È chiaro? Ok? Quindi io ho rimasto il posso pure guardate ragazzi, siccome comunque io il pack 06 ce l'ho, posso rifare ancora giungi nuovo menu e lui eccolo qua che me l'ha rimesso. Levo il flag così, so e vedete, installa e è spento, e posso utilizzare tutti i pacchetti che voglio. Ok? Qui vi ho fatto capire la, la movimentazione per aggiungere o togliere i vari menu. Ma qui vedete che io posso avere, usa il tasto minuscolo per visualizzare il menu contestuale. Cioè, che cosa vorrebbe dire? Che se io ho fatto installa e devo andare a cambiare per esempio una cartella, cliccando con il destro a me mi appare, cambia l'icona della cartella. Se io invece avrò selezionato usa il tasto maiuscolo per poter far apparire questo, questo menu, io dovrò tenere premuto il tasto maiuscolo tutto lì. Ok, ma copia l'icona nella cartella e cambia l'icona delle, delle sottocartelle, change the icon of subfolder, è meno intuitivo. Adesso guardiamo subito, change the icon of subfolder, lo andiamo a vedere subito. Quanto mi piace, mamma mia, quanto mi piace. Allora, torniamo al desktop, avevamo detto, facciamo innanzitutto un bello zoomino, change the icon of subfolder, cambia l'icona delle sottocartelle, cosa vuol dire questo? Se io vado per esempio, allora fate finta che voglio mettere, mettiamo una che ci piace, eccola qua, andiamo innanzitutto a selezionare questa, questo pacchetto, che è il pack 05, quindi io lo seleziono come vi ho detto e vado a verificare che ci sia scritto appunto pack 05 e faccio installa preso, a questo punto vado sulla cartella test per esempio e cambia l'icona della cartella, come vedete me le ha date e metto per esempio questa bella qui che mi piace tanto, <ride> che è quella delle radiazioni, guai a chi si avvicina, pericolo, pericolosissimo, pericolosissimo. Quindi che succede? E io ho cambiato l'icona principale, giusto? Ma se io clicco dentro e per assurdo io nella cartella avessi metto, messo due cartelle, due sottocartelle, vedete che la cartella l'ho chiamata test 1, e qua ho messo sotto test 1 e sotto test 2. Le sottocartelle, cioè le cartelle interne, non sono state modificate. È vero sempre che io potrei andare qui e cliccare con il destro, cambia l'icona della cartella e andarmi a scegliere l'icona. A me in alcuni casi mi serve che le sottocartelle debbano essere modificate di conseguenza. Cosa dobbiamo fare? Guardate, io questa la richiudo, ok? Torno su Folder Painter, ok? E a questo punto cosa faccio? Innanzitutto devo cliccare su Disinstalla, ok? Per fare una sorta di reset. Vedete che qua sotto c'è ricostruisci la cache delle icone se io ho fatto una qualsiasi modifica del quale non sono sicuro non ho seguito un passaggio alla non si sa mai è sempre meglio premere ricostruisci la cache delle icone è una sorta di bottone di reset se abbiamo fatto delle modifiche che non eravamo sicuri quindi io premo ricostruisci la cache della test del, dell'icone dell come vedete me la riportate Tutte a zero, quindi fatela con molta attenzione logicamente perché se no lui mi, mi riporta le cache allo stato originale, quindi io adesso soltanto per farvi vedere la modifica che voglio andare a fare, ok? Però voi logicamente questo non lo premete perché se lo premete mentre siete attivi vi ritrovate tutte le cone e dovete ricominciare da capo, quindi questo soltanto lo sto facendo vedere, soltanto nel caso in cui ci sia uno sbaglio con un'icona selezionata allora lo potete fare, altrimenti non lo toccate, non ce n'è bisogno. Quindi ripartendo da zero, che cosa voglio fare io? fate finta che mi sta bene questo pacchetto con queste icone ma voglio che anche le sottocartelle vengano modificate quindi che faccio cambia l'icone delle sottocartelle clicco lo seleziono ok e faccio ho già selezionato vedete il pacchetto 0.5 so che qui c'è il pacchetto 0.5 lo vedo ho selezionato cambia le, anche le sottocartelle e a questo punto rifaccio installa me l'ha preso lo sentite eccolo qua Vedete che lui a questo punto mi ha ricreato la situazione perché giustamente ha fatto. Appena io ho, ho, ho rimesso il programma infatti, lui mi ha ricreato la situazione originale. Ma di un comodo. Se adesso io vado a vedere dentro le directory, io qua non vedo nulla, ok? Giustamente perché io questo è un passaggio che ho fatto prima, ok? Ma se io adesso clicco con il destro perché ho rifatto installa, avete visto? faccio su cambia l'icona delle cartelle e vado per esempio a mettere icona 03, questa qua, ok? Lui me la cambia, io clicco due volte e come vedete le sottocartelle sono state cambiate. Sono diventate esattamente come la cartella principale, perché io ho abilitato cambia icone nelle sottocartelle. Quindi se io adesso voglio, per esempio, riproporre la situazione principale iniziale, che era quella, per esempio, con l'icona della radioattività che ci piace, io ci clicco sopra, mi cambia, ho sempre qui selezionato, cambia le sottocartelle, ci clicco due volte ed ecco qui che anche le sottocartelle sono state modificate. Ma ragazzi! Ma! Ma quanto può essere comodo, ma quanto può essere fatto bene! Oh, rimane l'ultima cosa, copia l'icona nella cartella, andiamolo a vedere subito. Ma oh, bello bello bello, bello allora, ultima opzione. Spostiamoci di qua e andiamo su. Non vi faccio vedere il menu ragazzi perché guardate, riproduci suono, riproduce la cache, eh, scusate, ricostruisce la cache dell'icona, informazioni di comando, linguaggio, ci sono tutti praticamente compreso l'italiano, tu una contatti a home page, quindi è praticamente inutile, non lo, non lo utilizzerete mai. Andiamo a vedere questo qua. Copia l'icona nella cartella. Cosa vuol dire questo ragazzi? Se io faccio delle modifiche sul mio computer, quindi fate molta attenzione a questo concetto. Io faccio una modifica sul mio computer, quindi cambio le, le, la grafica della mia icona. Cosa succede? Che istintivamente, se voi volete spostare queste icone su un altro computer, voi semplicemente farete copia, incolla e la mettete, per esempio, su una pennetta. La pennetta attaccata al vostro computer, andate a guardare dentro e voi vedrete le icone modificate. Però, che succede poi? Levate la pennetta, la andate a inserire su un altro computer, andate ad aprire le icone sull'altro computer e non vedete le icone modificate, le vedete gialle bruttarelle, smortarelle. <ride> Dice: Ma com'è, Ma come? Ma non, io l'avevo avevo modificata, giuro, però faccio in, giure, in giurello. Lo so, ragazzi, non è colpa vostra. Ecco perché c'è questa opzione che vi vado a far vedere. Questa è. Copia l'icona nella cartella. Allora, sempre molta attenzione. Ricordatevi il concetto fondamentale. Ogni volta che dovete fare un, una modifica, quindi come in questo caso, per esempio, aggiungere una nuova opzione, attenzione, voi se, come in questo caso, avete visto la casella questa qui del test che io ho messo il fatto del, delle radiazioni, non è che se voi avete già fatto una modifica, adesso aggiungete il flag su Copia l'icona nella cartella. E installa ok e dice vabbè adesso allora questa qui quando la vado a copiare mantiene l'icona no ragazzi ogni volta che io metto un nuovo flag devo rifare il procedimento quindi verifico che sia selezionato cambia l'icona nella cartella quindi il flag sia solo su questo pacchetto ok poi quindi sto rifacendo il procedimento che sia i compact 05 quindi lo verifico ho messo il visto su copia l'icona nella cartella, ok? Quindi adesso so che le cartelle che io andrò a copiare su altri computer manterranno questa grafica. A questo punto devo rifare un'altra volta installa, ok? Sento un'altra volta il bip e devo comunque ritornare qua e fare il passaggio. Quindi a questo punto che cosa faccio? Se la voglio copiare qua adesso farò per sicurezza. Cambia l'icona della cartella vado sempre a rimettere l'icona 02 ok vedete questa icona 02 se io la apro avrà già i sottotest qua perché io prima l'avevo messo e quindi in questo caso se voglio essere sicuro che anche queste sottocartelle abbiano l'icona delle radiazioni io dovrò selezionare qua anche cambia di iconi delle sottocartelle se io nell'altro computer mi voglio portare tutto compreso le sottocartelle attenzione ragazzi quindi a questo punto, io che cosa ho fatto? Questo lo chiudiamo, ho rifatto tutto il passaggio. Quando qui andrò a fare il classico copia e incolla sulla pennetta, sulla pendrive, per esempio. Quando a questo punto lo andrò a vedere su un altro computer, io avrò la grafica e l'icona che ho scelto nel mio computer principale. Altrimenti nell'altro computer vedrete l'icona gialla. Ragazzi. Questo è quanto, perché come vedete non ci sono altre opzioni. Allora, la cosa importante è, ricordatevi, la contestualizzazione. Lo so che detto così sembra ancora più complicato, cioè io devo sempre avere il flag solo sul pacchetto che mi interessa, verificare sempre che nel rettangolo a destra ci sia scritto icon 05, se mi sto riferendo al pacchetto 05, Devo sempre fare installa e poi andare a modificare la grafica della directory che mi interessa ogni volta che aggiungo, per esempio, copia l'icona nella cartella perché la voglio trasferire su un altro computer o cambia anche le sottocartelle, io devo mettere il flag rifare installa e andare a ricambiare la cartella, altrimenti i cambiamenti non si verificano. Fatto salvo questo concetto che anche a me ha fatto perdere un po' di tempo perché Devo dire, mi ero un tantinello innervosito e perché dico: non è possibile? Un programma così semplice, con questo -co casino, si può dire casino? Era un casino, insomma, ecco quello che fa venire un po' i nervi. Adesso che ve l'ho spiegato, e vi assicuro che, come al solito, è sempre più facile farlo che dirlo. Quindi avete chiaro il perché potrebbe non succedere quello che io mi sono posto come problema, ormai ve l'ho spiegato. Giocateci un attimino, fate un attimo la prova. Cambiando gli stemmi delle, delle directory e organizzatevi il vostro desktop, ragazzi, io vi metto qua sopra una scommessa. Giuro, sono convinto che non lo abbandonate più. Perché guardate: una cosa così comoda, ripeto, molto più facile farlo che dirlo come ve l'ho spiegato. Tant'è vero che il video è durato un pochettino, perché è lì che vi perdete, è lì che potreste pensare: ma dove ti mando, programma? Perché non fai questa cosa? Perché, guardatelo, questo è stato aggiornato adesso, eh, mi pare gennaio 2021, e continuamente lo aggiornano, quindi capace che poi la contestualizzazione la miglioreranno un attimo. Ma una volta che avete capito questo concetto che vi ho indicato, quindi vale per tutte le volte, vi verrà talmente automatico, come adesso succede a me, tac tac tac, e vedere il desktop tutto organizzato, a colpo d'occhio film. Eh, eh, foto, eh, immagini, eh, sfondi del desktop, file di Word, file di Excel, tutto bello con quella marea di icone. Qualcuno ve la scaricate da Flaticon? Ragazzi, non avete, vi giuro, idea di che comodità ho cioè, il computer, computer. Quando lo accendo, ragazzi, ma a parte che è uno spettacolo perché è proprio bello da vedere. bello, Non è noioso con tutte quelle icone gialle. Adesso anch'io tengo delle directory sul desktop. Ma ragazzi è, è tutta un'altra storia, tutta un'altra storia. Spero, come al solito, che, come dico, che vi possa tornare utile come è tornato utile a me, che sia una cosa che appassionerà voi e, e potrete utilizzare tanto quanto la sto utilizzando io. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, il classico like, se ce lo siamo meritato, l'iscrizione a voi non costa assolutamente a nulla e a noi sapete... Piano piano ci fa crescere e ci ripaga di questo sforzo enorme, sempre se ce lo meritiamo. E un commentino. Alla non fa mai male, a noi fa solo che piacere. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci ragazzi.